rowdy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake games, stay in peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua nella mod vita reale con Franklin. E stamattina il telegiornale ha dato una bruttissima notizia. L'imprenditore Michael De Santa è morto in un incidente stradale con tutta la sua famiglia. Nessuno si è salvato, ragazzi. Michael De Santa era conosciutissimo a Los Santos. Tutti lo conoscevano. E sinceramente sono curioso di andare e capire come sia possibile che una persona così ricca, ok, che comunque aveva tutto, ragazzi, come sia possibile che è morta, va bene? E quindi voglio cercare anche di curiosare un po'. Ma poi soprattutto, ragazzi, stamattina non si lavora, va bene, è festa anche qui, ma l'unica cosa che dobbiamo fare è un piacere che comunque il meccanico ci ha chiesto di fare. Dobbiamo testare lo scooter suo, un Piaggio NRG. Ha detto: senti Franklin, io c'ho da fare, fatti un giro con questo scooter, vedi come va, vedi un po' tu, perché tu ne capisci di motori. E quindi ragazzi, si va da qui fino al punto del disastro, dello schianto, dell'incidente di Michael, che sarebbe qui. Questo qua stava andando in gita con tutta la famiglia e il destino ha voluto la sua morte, ed è morto. Ma ragazzi, cose veramente che ti scioccano la giornata qui. Eccolo qui, sì. Scooter del meccanico, non mio, eh. Piaggio NRG, nero e rosso. E proviamolo, ragazzi. Dobbiamo provarlo, dobbiamo vedere un po' come si comporta. Sinceramente il casco non voglio metterlo, ok? Abbiamo già il cappuccio e non voglio mettere il casco. Comunque è fatto così. Niente male, carino. Non so perché l'ha comprato il meccanico, ma forse lui è una persona fissata con gli scooter vecchi. E io non lo so perché, ragazzi, ma diciamo a Franklin, queste cose qua non piacciono. O si compra le moto o non si compra niente, va bene. Comunque vediamo pure l'impennata, perché lui mi ha chiesto anche di capire la stabilità. Vabbè, ad alzare si alza, come vedete. Oh, sì. Vabbè, ma sono leggerissimi questi. Ce la fa chiunque, ovviamente. Tranne io, perché io non è che so impennare gli scooter. Però non è difficile, penso. Basta avere un po' di forza e si alza. Vai Franklin. In partenza è un po' lento, ok? È un po' lento, però in ripresa, come vedete, 120-140 li sta facendo, quindi non è male. Solo che la partenza, ragazzi, non lo so. Ora se qualcuno di voi se ne intende, fatemi sapere il perché. Ok, parte così lento. È lento a partire, ma si riprende dopo un po'. Ok, vedete, si riprende dopo un po'. E ci sta. Fin qua ci siamo, la velocità ci piace, 120-140, va bene. Però la partenza, boh, è lentissima. No, non voglio rapinare. Oddio, la polizia. Oh mio Dio, ragazzi, non ci hanno visti. Corri Franklin, vai. In penna. Ragazzi, guardate come impenna. Oh, però ce la fa, Vedi di non fare incidenti. Se no moriamo pure noi, ragazzi. Non solo Michael De Santa. Però mi piace troppo questa visuale qui. Però se mi schianto è finita. È ovvio. Guardate com'è fiero. Se ti fai pure la curva, oh mio Dio, ma no, non ce la fai. Non ce la fai, ok. Oh.
No, oddio. No, che grande Franklin. Comunque dai ragazzi, qua guidiamo bene, che già una macchina e a stento ce la fa. Figuriamoci lo scooter. Quindi cerchiamo di non fare, di non sbandare, di non fare niente. Comunque ci stiamo avvicinando. Vediamo un po' che è successo qui. Oh. Salve, buongiorno agenti. Andiamo piano, ragazzi, qua si va piano adesso. Eccolo, ecco la macchina. No, ma ragazzi, bisogna dirlo questo, ok? Che fa Michael? È ricco, i soldi non gli mancano, le auto ce le ha. Che fa? Va in gita in montagna con quella macchinetta della moglie. Dai, non poteva prendere un SUV, una Mercedes, che ne so, gigante. Ma, ok, è andata con quella macchinetta. Va bene. Vabbè, scendiamo e cerchiamo di capire. Ah, pure i vigili qui. Ah, ok, qui è chiuso. Oh, fate attenzione, fate attenzione. Qualcuno è stato coinvolto in questo incidente. Non lo so, può darsi anche che lui ha visto un coyote, una volpe o un qualcosa che lo ha fatto sbandare, o addirittura, non possiamo saperlo, avrà bevuto, chissà. Comunque andiamo piano piano. Oh, e che fa? Mi viene addosso? Non si fa questo. Ce la faremo con questo scooterino? Sì. Ok, siamo arrivati. No, eccoli. Tutti morti. No, vabbè. Amanda, Michael, Jimmy, Tracy. Guardate com'è ridotta la macchina. La macchina in pratica è distrutta, ragazzi. No. Sono morti. Non ci posso credere. Ma poi guardate. No, che schifo, abbiamo anche dei pezzi di corpo umano lì. Vedo del sangue, tutto insanguinato lì. Oddio, che brutta fine. Cioè, ma come si fa? Come si fa, dico io. È veramente incredibile sta storia. Michael De Santo muore. Ma dimmi una cosa. Ma com'è morto? Cioè, com'è successo soprattutto? Ok? Allora, secondo la mia ricostruzione, ok, questi qua, secondo me, hanno sbandato da lì sopra e sono caduti. È l'unica spiegazione, ok? Perché sì, se stavano proseguendo per questa strada qui, come hanno potuto? È impossibile morire così, quindi sono per forza caduti. Ma l'unica cosa che io non riesco a capire e che vorrei sapere, per te, che tu sicuramente avrai fatto un sacco di domande. Ora dimmi una cosa, perché sono curioso. Ma secondo te avrà bevuto? Avrà assunto qualche sostanza strana? Oppure si è trattato veramente di una distrazione? Che avrà visto un animale o qualcosa? Oppure qualcuno l'ha spaventato e lui è finito giù? Secondo te? Perché poi ragazzi, è veramente strano, ok? Alcol 4 volte superiore al tasso consentito. Ah, ok.
Ah, vabbè, perfetto, ragazzi. Hanno trovato veramente l'alcol nel corpo che era veramente superiore a quello consentito dalla legge, quindi è ovvio. Poi a che ora? Sono le 2 del pomeriggio. Questo qua aveva bevuto la mattina presto, ma come fai? È ovvio che sbandi, poi soprattutto qui. E quindi sì, vabbè, ma lo pensavo pure io, amico mio. Secondo me lo sapevo pure io, lo sapevo. Che c'è di mezzo l'alcol qui. Però che peccato, ragazzi. Cioè, questo qua aveva tutto nella vita, ok? Tutto. Non gli mancava nulla e per colpa dell'alcol è morto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio, perché mo nella vita reale inizieremo a fare sicuramente di nuovo i viaggi, le cose con Simeon. Consegneremo macchine, però questo episodio mi andava di farlo perché sinceramente Michael in questa serie qua non è che è tanto importante per noi, quindi a questo punto ho voluto fare un video dove può essere un video importante, ma allo stesso tempo no, perché chi se ne frega è morto, ok, neanche lo conoscevamo in questa serie qui, però va bene così, Michael De Santo muore, poi avremo comunque modo di conoscere Trevor, tutti gli altri personaggi, Lester, chissà come si evolverà la situazione. Comunque dai, con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!